Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019. Allora ragazzi, questa è la seconda volta che provo a registrare. Allora, sono, a parte un po' di mesi che non registro, quindi non so come verrà fuori. Ho sempre fatto live fino adesso, quindi sono mesi che non registro un video. Volevo portarvi la produzione di miele, ragazzi, ma qualche forza maggiore che sta lassù in alto, purtroppo, ha fatto in modo che io non potessi mettere giù le arnie, quindi non so cosa dirvi, ma qua perché non producono le uova? C'è qualcosa che non quadra. Perché non mi producono le uova? Ah, è all'11%. Va bene, è all'11%. Allora, questo ragazzi è la mia azienda. Ho le 4 di galline, ma per adesso attiva ce n'è solo una. 2 allevamenti di maiali che poi ci serviranno per la carne. 1 di mucche per adesso, che ci servirà il letame, quindi ce ne servirà tantissimo. Qui ho il mio capannone con il gasolio qua abbiamo sia la trincia che il tagliaerba, che è la nostra New Holland metitrebbia. Poi c'è un Massey Ferguson, un Class, e un New Holland T8. Abbiamo un John Deere 8R e un Deutz, ok? E poi qualche camion, ragazzi. Quella lì è casa mia, per adesso è ancora in fase di crescita, via. Qua c'è, questo è un silos per l'insilato, ragazzi. Va messo l'insilato qua e ci sta 1 milione di insilato. Fatemi vedere quanto c'è, 66.000. E produce, ci sta un milione, là ci sta 1 milione di trinciato e passa praticamente 1 milione di insilato, ok? Poi abbiamo questo camion qui, ragazzi, con questi caricatori qua, che per adesso ne ho tre ancora da portare di qua. Ci sono i frutteti, qua ci sono praticamente, adesso vi faccio vedere quali sono, ok? Poi là abbiamo la nostra sgnappolatrice del vino, la nostra azienda che produce vino, e qui c'è questo capannone delle palle, ragazzi, che però io arrivati a sto punto andrò a vendere, perché non mi serve un cazzo, visto, considerato che il miele non me lo fa fare, non mi fa mettere giù, non mi fa proprio depositare le arnie, quindi non posso produrre il miele, e quindi non so neanche io come cazzo devo fare, e basta. Andremo a venderlo, e anzi lo facciamo anche subito, tanto non ci serve a nulla. Però volevo, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Oh, scusatemi. Ok, ci sono. Scusate ragazzi, però ho avuto un piccolo problemino. Allora, vediamo un po' dove sei, capannone delle pallottole, che a me non serve più. Eccoci qua. 22.000 cucuzzi della minchia. Ok, perfetto. Siamo a 112.000. Allora, per fare una bella cosuccia, ragazzi, volevo mettere giù questi, che sono degli alberi da frutto. Allora, volevo mettere giù alcuni alberi qua, però essendo che sono praticamente quattro file, allora prima di tutto mi devo avvicinare un po'. No,
c'è qualcosa che non mi quadra, perché sì. E andiamo a vedere, ragazzi, se possiamo passare in mezzo. Purtroppo non abbiamo ancora il letame e non abbiamo ancora niente di particolare, però questa, ragazzi, è una produzione un po' particolare, ok? Perché è una produzione che va fatta a mano. Adesso vi farò poi vedere man mano, comunque, perché adesso abbiamo messo giù questi, vediamo se riusciamo a passare in mezzo, perché, ragazzi, ci servirà poi passare col trattore. Prenderemo un trattorino, sì, ce la facciamo passare in mezzo, ce la facciamo, perfetto. Io direi che così va bene, ragazzi. Vedete, adesso vi faccio vedere. Se voi vedete intorno alle piante, vedete, c'è questa sorta di strana cosa, e se voi andate vicino vi dice cosa vi serve: acqua o letame. Non ce ne va tantissimo di letame, ragazzi, ce ne va veramente poco, però a noi ci serve un carretto. Dovremmo andare a prendere un deposito. Adesso, allora, andiamo a vedere, perché poi dobbiamo andare a prendere, ragazzi, un trattore piccolo. Quindi, ecco, una cosa che io direi di andare a fare, ragazzi, è questa. Andiamo a prendere un trattore, perché non ci va tanto, ci andrà un trattore di un centinaio di cavalli, non tanto di più, perché alla finitiva può anche essere una cosa abbastanza fattibile. Facciamo una richiesta, visto che non abbiamo il debito, di un centinaio di migliaia d'euro. Facciamo anche 250, va. Ok. Andiamo a prendere il nostro trattore molto piccolo, che vediamo un attimino. A noi ci servirà un trattore piccolo. Si potrebbe anche andare a prendere, per dire, un Fender così a 110 cavalli, ma secondo me andrebbe anche bene, ragazzi, un piccolo Fender. Ci servirà, fatemi vedere se possiamo aumentare qualcosa.
arriva a 138 cavalli. Secondo me, ragazzi, questo sarebbe l'ideale, non sarebbe male come cosa. Quindi, secondo me, può andare bene. Prendiamo il nostro trattore piccolo. Ok, dobbiamo andare a prendere una cacca puzzolente, questa cosa qua, ragazzi. Animali, la cisternetta dell'acqua. Purtroppo questa la dobbiamo prendere per forza perché in mezzo altrimenti non ci riusciamo a passare. Allora, dobbiamo prendere un piccolo peso davanti, una cacca puzzolente di nuovo. Andiamo a prendere un piccolo peso davanti, sempre Fend. Se lo troviamo, Madonna, ci sarebbe questo che volendo possiamo prendere un 750 kg. Sì, prendiamo questo che è piccolino, lo dipingiamo colore Fend, Fendt, perfetto. Ok, adesso andiamo a prendere il nostro piccolo merdino, eccolo qua. È un trattore molto piccolo, ragazzi, questo sì, però a noi ci serve solo ed esclusivamente per l'acqua e per il trasporto delle casse. Vediamo di riuscire a non incastrarci, se no ci tocca venderlo. Andiamo. Come potete vedere è molto piccolo come trattore confronto agli altri, però a noi non ci interessa perché a noi ci serve solo per fare questi lavorettini lì in quel piccolo campo. Mi girano le balle, ragazzi, che non ho potuto mettere giù tutto l'ambaradan per quanto riguardano le api, non lo so. Cercherò di provare da qualche altra parte. Perché adesso poi andremo a vedere magari nella mappa dove faccio il multiplayer. Intanto andiamo a riempire la cosa dell'acqua perché a noi ci servirà e vi faccio vedere intanto cosa possiamo fare. Molto bene, allora abbiamo riempito, andiamo subito a portare l'acqua. Ragazzi, non ce ne va tanta in questi alberi. Adesso vi faccio vedere com'è tutto l'ambaradan, ma ce ne va veramente poca. Non so se ci basta un rimorchio, però così vediamo anche se è possibile. Allora, intanto incominciamo a ce ne va tanta però. Vedete che ragazzi, secondo me ne dobbiamo prendere un altro più piccolo, ragazzi, perché se no non ce la facciamo. Perché qui è veramente una cosa. Ok. Avete visto, abbiamo dato da bere praticamente a tutti questi. Io ho preso questo, ragazzi, ma mi sa che è troppo grande. Ci serve un altro trattore più piccolo perché non è che ci serve chissà cosa. E anche lì ci serve un carretto molto piccolo per quanto riguarda portare il letame. Purtroppo di letame, ragazzi, non ne abbiamo. Quindi volevo farvi vedere solo magari le prime
però purtroppo di letame dobbiamo prendere un carrettino molto piccolo. Fatemi vedere un attimino, intanto visto che ci siamo, andiamo a vederlo. Per quanto riguarda il letame, questo potrebbe andare bene. È molto piccolo, così ci starebbe 4.000, un po' troppo. Però per là andrebbe bene. È che 4.000 è troppo poco. Perché se no, ne abbiamo magari aspettate. No, devo andare a scaricarne uno. Allora andiamo intanto a dargli l'acqua agli altri, all'altra fila. Devo andare a scaricarne uno, perché 4.000 ragazzi è fin troppo piccolo. Se no ci andrebbe magari anche, vediamo un attimino. Subito mi sono andato a impiantare, eh. Vedete che questo qua come trattore è un po' troppo grande forse. Allora, andiamo qua e ci dà subito il segnaletto dell'acqua, avete visto? Adesso, così, uno, due, come potete vedere ragazzi è tutto così questo campo, quindi è vero, voi ci perdete tempo, però sapete avere un allevamento del genere, fare proprio un'azienda per quanto riguarda una roba, cioè un allevamento, una coltivazione così, non sarebbe poi una cosa malvagia. È vero, ci guadagnate poco, però non avete nessun tipo di problema. Ok, qua ci siamo, perfetto. Proviamo ad andare a prendere quello là piccolino, tanto a noi non è che ce ne importa più di tanto, eh. Non da 12 ma da 8, ok? Teniamolo da 8, copertura non ci interessa, ruote, le gomme però io direi di metterle così. Ok, e abbiamo comprato anche questo. Adesso questa, poi metteremo magari una capannetta, vediamo. Adesso andiamo a prendere il nostro rimorchietto, andiamo a vedere se abbiamo un po' di letame, anche poco ragazzi. Così vi faccio vedere, piano piano vi faccio vedere le cose e vi farò vedere, adesso vi spiegherò anche cosa abbiamo, anzi vi faccio vedere subito quello che noi abbiamo messo. Allora, in questa mappa io non metto la stoffa perché ragazzi è inutile, cioè è la finitiva. Allora, ho messo questo che è, ci praticamente è un frutteto che produce mele, aranci e ciliegie. Poi ho messo questo che produce cocco e banana e ho messo, adesso vi faccio vedere, questo qua che produce olive, prugne e pere. Allora, per le olive abbiamo questo da mettere, che volendo, volendo, noi possiamo mettere tutte e tre e produce praticamente l'olio, mettendole tutte e tre. Dovrebbe produrre tre, olio, marmellata e cose così, o olio, succo e sidro, una roba del genere. Ok?
Abbiamo questa, la fabbrica della pizza, che però ci serve la farina e ci serve la coscia. C'è ancora l'insalata, ma non la metterò. La sera dell'insalata metteremo giù sia questo qua delle salsicce, dove produce la salsiccia e la coscia, i prosciutti. Metteremo giù sia quello del formaggio che quello dello yogurt e metteremo giù anche questa di carne, bistecche e polpette, che cosa sono. Proveremo anche la fabbrica della Guinness che ho scaricato, vediamo un attimino. Qua ci sono dei magazzini che voglio vedere come sono, che è lo stesso di prima, praticamente. Allora, sarebbe lo stesso magazzino di prima, però questo qua, ragazzi, ha i bancali. Andiamo a vedere, vi faccio vedere. Intanto, andiamo. Perché quello di prima era praticamente vuoto, questo qua invece di magazzino ha un po' di tutto. Quindi, volendo, possiamo utilizzarlo come magazzino per metterci la frutta dentro e venderla quando sarà poi il momento, giustamente, un tipo uno stock per la frutta, per il vino, perché sapete che non si può vendere sempre. Allora andiamo un attimo a vedere se abbiamo un po' di cacca puzzolente e vediamo se possiamo, ma mi sa che ne abbiamo veramente uno schifo di niente, ci proviamo, ma mi sa che non ce n'è. Perché avevo preso tutto, quindi mi sa che non ce ne sta. Volevo farvi vedere quando poi sarà pronto tutto l'ambaradan, bisogna andare a prendere i cassoni per la frutta, per raccogliere la frutta, perché sennò, ragazzi, non si può raccoglierla. L'unico modo è mettergli i cassoni e lì dovremmo prendere il muletto o il trattore con il braccio davanti. Vediamo un attimino cosa prendere. Io opterei per il muletto, che è molto più comodo anche per girarsi, ragazzi, per il trattore. Allora, vediamo un attimino. Qua quanto abbiamo? Fatemi vedere un attimino, ma mi sa che non ne abbiamo. Allora, qua abbiamo concime, ne abbiamo 1.700 ben poco, e qui ne abbiamo, vabbè, poi ne abbiamo, sì, qualcosina riusciamo a prendere, sì, poco ci riusciamo a pelo, ma ci dovremmo riuscire, quindi carichiamo in fretta, vediamo un attimino, tanto dovrebbe farcela.